Ita 3. Buongiorno Raff, volevo Buongiorno chiedervi Giuseppe. buongiorno, volevo chiedervi, in Italia si sta verificando adesso un fenomeno nuovo, cioè il fatto che l'Europa, i paesi ricchi dell'Europa non stanno aiutando l'Italia. Questo sta generando nel popolo italiano il desiderio di uscire dall'Europa. Allora, volevo chiedere, noi come studenti di Kabbalah in Italia e in Europa, come dobbiamo guardare a questo fenomeno? Che cosa ci vuole dire e come ci dobbiamo muovere rispetto a questo? Se ci può aiutare a capire meglio questo. Grazie. Atta Talmid Shili Vatik. Tu sei il mio allievo ormai veterano, uno dei grandi in Europa e tanto più in Italia. Noi ci dobbiamo rapportare con tutto quello che ci succede come avanzamento nel nuovo mondo. Nel nuovo mondo certamente tutto il mondo sarà come il mondo unito. Non Europa unita, ma il mondo unito. Il mondo unito non delle banche e delle persone ricche e dell'industria, che è Merkel che controlli con il mondo, ma il fatto che noi vorremmo che il mondo sia coordinato dalle forze spirituali, di equità, uguaglianza, di unione e così via. Quindi quello che accadrà, certamente la prima cosa che accade è il crollo di tutta questa Europa unita e di diversi altri gruppi nel mondo, che non serve. Tutto crollerà. L'ONU e UNESCO e altro, perché non c'è bisogno di loro. Loro soltanto utilizzano i soldi. Insomma, servono ai politici queste cose, alle banche servono queste cose, ma la gente comune non riceve niente da questo. Io spero che molto presto tutti questi raggruppamenti, quelli che sono interessati a questo, il più grande è l'Europa Unita, tutto questo crolli e non rimanga niente di lei. E che tutto ritorni alla situazione quando paesi separati dell'Europa penseranno come possono essere uniti nella giusta unione, nella corretta unione, in corrispondenza alla natura, ma non in corrispondenza a che qualcuno là è passato per la mente chissà che cosa, là a Bruxelles. Questo è nel futuro. E noi già ormai sappiamo queste cose che sta crollando. Appena inizieranno a fare questo, tutto questo inizierà.